Guardate, questa è stata la giornata di Telethon e io ho il piacere di presentarvi Luigi Abete e Fabio Gallia. Venite avanti. Siamoci tutti perché... Ciao! Che coincidenza! Bene, abbiamo grazie, delle belle cose. Ciao. Allora abbiamo il presidente e amministratore delegato di BNP Paribas. BNL, gruppo BNP Paribas. Aspira un po' però perché BNP. BNP Paribas. Ecco. Allora, com'è andata? È andata bene, noi siamo veramente contenti e orgogliosi perché sia come BNL sia come gruppo BNP Paribas, perché questo è un anno difficile, c'è la recessione e quindi il timore ci potesse essere una minore presenza dei nostri clienti, sia imprese che cittadini, ci poteva essere. Invece anche quest'anno abbiamo fatto un grande risultato, abbiamo superato l'importo dell'anno scorso, di 110.000, abbiamo raccolto 13.132.078 euro. Che come BNP Paribas, che gruppo BNL. E questo importo si aggiunge a 185 milioni che abbiamo raccolto nei 17 anni precedenti, perché sono 18 anni che noi collaboriamo come partner con Telethon, quindi siamo vicinissimi ai 200 milioni, l'anno prossimo partiamo alla grande e sfondiamo il tetto dei 200 e andiamo verso un ulteriore traguardo. Amministratore delegato, un suo pensiero. Questo ancora applauso continua il numeratore, c'è tutta l'eredità di tempo, ci sarà sempre Carlo tempo Conti ancora. Ogni giorno nelle nostre filiali o nei nostri bancomat per continuare questa straordinaria catena di solidarietà. Penso sia fondamentale ringraziare innanzitutto i nostri clienti, sono circa 100.000 clienti che anche quest'anno hanno dato il loro contributo, 18.000 imprenditori e poi devo dire 15.000 colleghi che hanno fatto di nuovo un lavoro straordinario con una passione veramente fuori dal comune. Per cui da parte nostra, da parte del Presidente mia e credo di tutti quanti, un straordinario grazie ai colleghi. Allora, chiudiamo questo grande incontro. Questo grande incontro, all'altro. Qui siamo invece, siamo a Beverly Hills, non ci trasferiamo da Roma a Beverly Hills.